sono treni che hanno un'illuminazione a LED che si adatta alle fasce della giornata, un livello di climatizzazione che misura quante persone ci sono in ogni singolo convoglio, in funzione di quello tarano la temperatura e la dimensione del flusso d'aria, in modo da garantire sempre il massimo comfort. Hanno un'accelerazione eccezionale che però non viene percepita dai clienti in maniera, diciamo, aggressiva, e sono, dal punto di vista degli spazi, dei sedili e degli accessori, a partire dai bagni, dove ci sono i porta bebè per una mamma o un papà che hanno bisogno di appoggiare un bambino intanto che usano il servizio, o il portabiciclette con addirittura le attacchi per le biciclette elettriche. Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di FS Italiani, ha presentato i nuovi treni Rock e Pop che dal 2019 inizieranno a circolare sulle linee regionali italiane per un totale di 450 convogli e un investimento di oltre 4 miliardi. I nuovi treni hanno invaso Piazza della Repubblica a Firenze per la terza tappa del Roadshow di Trenitalia per presentare i nuovi mezzi a cittadini, viaggiatori e pendolari. La musica sta cambiando è l'hashtag ufficiale dell'iniziativa e con cui l'azienda in qualche modo intende aprire una nuova fase in cui garantire anche al trasporto regionale su ferro gli alti standard di qualità ed efficienza dei treni ad alta velocità. Il tema centrale è quello di portare quel comfort, benessere, da un'esperienza fatta per 50 milioni a 500 milioni, 700 milioni di passeggeri che ogni anno stanno sui nostri treni regionali. In Toscana, tramite l'accordo che la Regione ha siglato con Trenitalia, arriveranno nell'autunno del 2019 quattro nuovi treni ROC, realizzati interamente da maestranze toscane, poiché saranno costruiti negli stabilimenti Hitachi Rail di Pistoia. Va avanti quindi l'impegno della Regione per la cura del ferro regionale e per il rinnovo della flotta, impegno concretizzatosi negli ultimi tre anni con l'arrivo di quattro treni Vivalto, 16 jets e 15 swing, che hanno portato l'età complessiva dei treni circolanti a poco più di 16 anni. Direi che in questo modo l'attenzione di Trenitalia al servizio regionale fa un salto di qualità, ma come ho detto loro, importanti sono gli strumenti, ma poi molto dipende anche dall'orchestra, dai suonatori. E noi continueremo a stare col fiato sul collo su Trenitalia, su RFI, perché anche potendo contare su questi nuovi treni il servizio possa migliorare ancora in Toscana. Come sapete, per la regione il ferro è una grande priorità, lo stiamo dimostrando in questi anni con investimenti, con molta attenzione e poi anche creando una integrazione modale attorno a questa priorità del treno, che è fatta appunto di integrazione con la futura tranvia, con il servizio gomma sia urbano sia extraurbano e con le biciclette, perché questi treni sono anche attrezzati per trasportare più biciclette. Abbiamo chiesto anche un attrezzaggio specifico per quelli che entreranno in servizio sulla linea pisana per poter trasportare più bagagli, visto che lì abbiamo la presenza dell'aeroporto.